Salve a tutti ragazzi, sono l'Orkane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Oggi andiamo ad analizzare queste 5 K-mani giocate dal nostro Hero of the Day, guerriero, pronto per il suo level up? Quasi, a momenti, ci siamo quasi, ma cerchiamo di capire cosa gli è accaduto. Abbiamo fatto un meno 22, quindi abbiamo perso un paio di buy-in al 5 con un buy-in di EV, a volte si ranna sopra EV quando serve, e poi la cosa curiosa è che abbiamo perso 6 buy-in al Remi 2 in 4.000 mani, per carità. Andando a vedere, no, per carità, magari detto così non c'entrava molto. Per carità, potrebbe essere anche dovuto a una discreta run. Se vediamo come idea generale, abbiamo una blu assolutamente stampata, dove non c'è una volta che vinciamo lo showdown, e quindi dobbiamo cercare di capire cosa ha combinato Hero, come mai questa blu è rimasta così, è veramente solo run? Una cosa sicura invece è che questa rossa scende a bombazza, proprio andiamo a perdere 100 big blind di linea rossa in 5.000 mani, non è un gran segnale, probabilmente stiamo overfoldando alle 3-bet, agli steal, stiamo aprendo un po' troppo poco, sono un po' i soliti mali di cui molti soffrono, ma non è così difficile aggiustarlo, bro, bisogna solo capire i perché, diciamo, di una difesa più positiva, una difesa per esempio contro i bui eccetera, e poi andare ad applicare alla situazione che stiamo affrontando. Comunque abbiamo visto una blu sostanzialmente morta ammazzata, una rossa che scende a clamorosamente, quindi possiamo sicuramente lavorare un po' sulla nostra costruzione di value, e probabilmente c'è qualche river bet di troppo, probabilmente abbiamo sbilanciato un po' le frequenze, ma probabilmente c'è stata anche abbastanza run, insomma. Tenere una curva blu di questo tipo per questi stake è terribile, visto che field perde molto di linea blu generalmente, e contro certi giocatori possiamo andare ad avere anche una buona rossa che invece è calata drasticamente. Andiamo a dare un'occhiata alle stats. Allora, abbiamo solo 1000 mani del 5, possiamo dargli velocemente un occhio, non che ci interessi molto onestamente, però ci può far capire qualcosa. 1200 mani, una linea di 20-18 che non è malvagia, dei range leggermente chiusi, va bene. Overfoldiamo per ora le 3-bet, stiamo decisamente foldando tantissimo i nostri blinds. Overfoldare le 3-bet su poche mani vale il tempo che trova, però abbiamo già visto una rossa negativa, vediamo una linea di fold alla c-bet 70-0 che è un po' preoccupante, perché o foldiamo flop o non foldiamo, foldiamo tanto le 3-bet, stiamo jack foldando ni, stiamo c-bettando abbastanza sbilanciati ma su poche mani, sicuramente stiamo foldando troppo i nostri bui, e fra l'altro stiamo tribettando un po' troppo in difesa. Ha senso anche chiamare, in certi casi ha senso anche chiamare, questo tavolo in particolare può anche andare, mi raccomando bro, scegliti dei tavoli tranquillo dove ti senti confident per questa avventura al 5, inutile partire a bombazza se ancora non ritieni di avere mai margine su molti regular, molti insomma sui regular diciamo. Su queste mani del 2 abbiamo anche qualche mano vecchia qui che stiamo vedendo, stiamo comunque foldando parecchio alle 3-bet e restill, stiamo aprendo un po' poco, diciamo che siamo un po' sotto al minimo sindacale di apertura, sicuramente stiamo foldando ancora troppo i bui, foldare 80% è eccessivo, semplicemente stiamo foldando delle mani che farebbero più soldi difese. La linea di c-bet è piuttosto sbilanciata, 63-39 in generale, nei 3-bettati va già un po' meglio, e la nostra linea di fold può andare per il livello, perché tendiamo a overfoldare flop, foldando un po' meno sul turn proprio per via dei tipi di avversari che affrontiamo, suppongo. Attenzione a questa dunk bet, perché è veramente curioso avere 22 di dunk bet, non vorrei fosse uno spot che stiamo un po' overplayando, un po' in una linea un po' random probabilmente. Più che sulle statistiche, comunque a me interesserebbe andare ad analizzare un po' di mani specifiche, ne ho segnata qualcuna, ho visto sì qualche culerino, ho visto delle mani non proprio fortunatissime diciamo, ma ho visto anche delle linee di gioco su cui possiamo e dobbiamo ragionare per vedere se possiamo migliorare la nostra impostazione. Vediamo un attimo questa asso 7, c'è un limp, andiamo a rilanciare piuttosto lunghi, stiamo usciti 5 per più 1, ecco, per carità questo è un tavolo abbastanza fishy, quindi di certo non è che ci super dispiace, diciamo che c'è un, chiamiamolo regular, seduto con mezzo stack, magari era un tavolo 1-1, non lo so, comunque vabbè, impostazione di gioco, overplayer, non collo mai, giocatori che sono abbastanza comuni, questa size probabilmente è un po' troppo lunga per questo, in questa situazione 5 per più 1 sembra una size un po' troppo big, comunque chiama un 125 che donka abbastanza, quindi un giocatore un po' particolare, diciamo un profilo un po' lusettino, mini donka qua, andiamo a difendere, ok, probabilmente siamo anche abbastanza avanti, foldare qua non ha senso, risare su questo board forse è troppo, perché con un 8, con un 9, con un 8 e un 10 sul board possiamo ricevere dei call dalle donne, dalle jack, dalle 9, dalle 7, da un sacco di incastri tipo
per dirne uno Jack 7, per dirne un altro 7-6, che vabbè non è proprio incastro, ma anche 7-5 asso e qualche mano di questo tipo, quindi sarebbe abbastanza value se ci pensiamo. Ma ci sono anche dei 3x, un giocatore che gioca al 100%, degli 8x, di 10x e altre combo. Qui in posizione il call direi che è piuttosto ok. Oppo mini beta turn, noi andiamo a risare una size un po' piccola, in realtà se noi ci pensiamo siamo abbastanza in value nel range, rispetto al range del nostro avversario, ma questa size non serve un granché. Mettiamo anche caso che Oppo abbia una mano molto debole, come può essere un 7-6 per esempio, anche che se bloccheriamo, ma è giusto per pensare a una mano che abbia un incastro, dandogli un 20, facendogli mettere 20 su questo pot, sostanzialmente Oppo è quasi in EV, per cui se anche dovesse chiudere la sua scala rischia di fare profit. Qui o risiamo una cifra un po' concreta, quindi almeno attorno ai 50, oppure, che è piuttosto standard, andiamo a difendere ancora, visto che comunque siamo sicuramente in EV. Invece facciamo una size un po' piccola, poi river esce questo 9 che potenzialmente migliora i suoi range, perché chiude diversi incastri, dà value a diversi 9x, fa una size un po' diversa. Qui servirebbe una nota, ma onestamente su così poche mani non so se vorrei foldare. Qua io decido di difendere, oppo gira jack 7, attenzione solo su quel mini raise al turn, che contro questa dog bet non è proprio eccellente. Nota che possiamo prendere: mini dog bet flop, MDB, virgola, MDB più C, virgola, e poi la size che ha fatto al river per avere una linea flop turn river, quindi incastro e poi che scala chiusa con una size piccola in value. Attenzione solo alla size che abbiamo scelto sul turn, perché non aveva molto senso, diciamo, contro questo giocatore. Semmai dobbiamo realizzare l'equity della nostra mano, il call ha sicuramente V, o un raise comunque con una size un po' che mette il nostro oppo fuori odds. Allora qui facciamo un po' un peccato veniale e overlimpiamo. In realtà in questo spot non è una gran situazione da overlimpare, perché Fish, Madame Poker è un giocatore particolarmente luso, super passivo, folda piuttosto poco, un giocatore nel profilo station, ha un minimo di fold sul tar, ma comunque il profilo resta un giocatore estremamente passivo con un basso fold. Mi raccomando, su poche mani, soprattutto sui fish, guardiamo, giocate rilanciate, diciamo, il profilo preflop 74-2. Chiaramente questo giocatore rilancia una mano su 37, per cui ne ha rilanciate due su tutte queste, possiamo immaginare che mani siano. Folda molto poco, 39, una glacier factor molto basso, non ci serve altro. L'impare qua è un po' eccessivo. Isolare non è una cosa che mi piace tantissimo, perché in realtà a quest'oppo chiama un po' tutto, la nostra mano non è necessariamente avanti, in più abbiamo pochissima fold equity. L'impare qui è un po' un peccato veniale, facciamo finta di nulla. Comunque becchiamo questa flop, può andare contro questo giocatore che sicuramente è particolarmente passivo. Pensiamo un attimo al range di call di Madame, qui può avere diverse overcard che non ha rilanciato pre, quindi KQ, KJack, diversi assi, può avere delle combo di 2x, 3x, 4-5, 4-6 probabilmente, 5 qualcosa, 5-6 assi x, per cui possiamo vedere un asso 4, un asso 5, possiamo vedere tantissima roba su questo board. Va benissimo, voglio bettare questo turn, attenzione perché migliora un po' il suo range. Ora 4-5 value, asso 5, vabbè, asso 5 bella forza a scala, 4-2, 4-3 tutte mani nel suo range, possiamo comunque ancora bettare, va benissimo. Su questo river è ancora brutto, perché in realtà chiude ancora parecchi dei suoi incast, dei suoi draw, delle sue mani un po' folli. Lui può tranquillamente avere anche 6-7 in mano, perché chiaramente al flop aveva possibilità di fare scala, può avere degli assi x, sicuramente può avere dei 6x qualcuno. Value bettare forse è eccessivo, perché da cosa prendiamo value? Asso 3, asso 2, K4 che potrebbe avere. Potremmo fare una size piccola volendo, ma dovremmo saper foldare. Qui facciamo una size un po' big, oppo colla, comunque vabbè, oppo gira asso 5, GG al nostro oppo, e la linea non è terribile, ma preflop ci siamo un po' abbiamo completato probabilmente qualche mano di troppo. Va bene magari avere qualche mano suited, va bene avere qualche mano che possa giocare bene, ma contro un giocatore short stack giocando fuori posizione sarà difficile poi andare ad estrarre abbastanza profitto per trasformare in EV più questo limp. Ecco, in questo caso la mano non è giocata male, allora noi apriamo, ma c'è questa apertura che mi lascia un po' così. Qui usciamo 4 per da bottone contro i due bui piuttosto chiusi, uno dei due è un 27-20 che folda 6700 al Lily Steel, l'altro è SSL Casual, che è un giocatore che da small blind folda come un treno e tribetta tantissimo, quindi tribetta, insomma, diciamo tribetta parecchio. Qui avrei scelto una size più piccola, forse anche 2x, chiaramente 3x può andare, 4x è un po' eccessivo. Poi ok, oppo tribetta, qua andiamo a difendere, poi blocchiamo su questo flop, prendiamo nota di questo mini check raise, perché è una cosa che questi tipi di giocatori faranno spesso, ma comunque non folderà in questo spot.
spot, poi vabbè, gira colore. Va bene anche avere una linea di call in posizione, soprattutto contro un giocatore che tende a tribettare parecchio, per cui qua folderà spesso, però teniamo d'occhio il profilo del giocatore, che è un giocatore che tribetta molto, furbetta parecchio, squizza parecchio, overplay alle sue mani, per cui in realtà bloccare pre non era così malvagia come impostazione. Poi è un giocatore che ci betta anche tantissimo, attenzione a quando non ci betta ma mini check raise, perché è un giocatore che ci betta praticamente l'intero range, quindi quando mini check raise probabilmente è qualcosa di diverso. Comunque non è che avrei foldato probabilmente, però attenzione ai perché delle nostre move, attenzione alle nostre size, che ho visto che spesso Hiro non fa proprio perfette, direi. Comunque in questa lì su 2000 mani perdiamo un paio di stack, ci può stare un cooler, un paio di mani molto piccole, ma in ragionamento solo sui perché delle nostre move post flop, quindi ci può stare, non è la fine del mondo, va sicuramente bene. Per quanto riguarda qualche mano del 2 invece ho visto delle linee un po' curiose. Non ho capito se Hiro magari fosse un minimo tiltato. Apriamo 4 per contro queste V, ci può stare perché abbiamo un big blind particolarmente short, particolarmente fish, particolarmente hit or fold, ma veniamo tribettati dallo small blind, che è un giocatore che tribetta 5 di media, 4 in questo spot, e in più noi apriamo con un 4 per e Oppo sta tribettando piuttosto piccolo, 5 di tribet, 1 di 4 bet. In questo caso noi siamo offsuit, siamo comunque in posizione, la size è piuttosto piccola ma contro un giocatore che tribetta poco, asso jack, block era comunque non blocker KK e QQ, blocker asso K, blocker asso Q, blocker asso asso e jack jack, volendo la difesa in posizione legittima, ma non credo andrei a bloccare qua, perché contro un giocatore del genere non credo di volere un range di bluff. In sostanza un giocatore che tribetta veramente solo nuts, nel senso che ha 4 di tribet in questo spot. Se noi andiamo a vedere con 4 di tribet cosa rappresenta, proviamo ad andare a vedere da qua, se noi mettiamo queste, mettiamo queste, mettiamo queste, mettiamo queste, sostanzialmente un 4 di tribet è qualcosa del genere, esageriamo, andiamo così, ma contro questo range non è che il nostro asso jack performi così bene. Se noi andiamo a prendere un asso jack offsuit, la mano contro questo range ha un equity del 27, per cui siamo in posizione, la size è piccola, stiamo effettivamente bloccherando asso asso, stiamo bloccherando jack jack, stiamo bloccherando queste combo, quindi queste sono le combo un po' più frequenti, possiamo dire. Contro queste range siamo più o meno al 33, quindi una difesa forzata in posizione, soprattutto con lettura potremmo addirittura voler foldare, ma il call ci può stare, ma non credo andrei a bloccare qua come parte di bluff, perché contro questo giocatore quanto può essere il nostro value? Sarà veramente poco, nel senso che contro un giocatore che ha questo range bloccheremo praticamente solo asso asso KK, probabilmente QQ, e ci pensiamo a K magari si chiamare in posizione, visto che non è esattamente una mano contro cui vorremmo giocarci lo stack preflop. Se poi decidiamo di chiamare asso K suited e bloccare asso K off, può avere senso, ma sono già 12 combo nella nostra linea di 4-bet bluff che probabilmente non sono necessarie contro questo giocatore nello specifico. Non vorrei andare troppo sui casi generici, ma in questo caso direi che questa linea di 4-bet è un po' eccessiva. Poi siamo andati all'in diretti, il nostro Oppo colla leggermente top range. Se avessimo chiamato su questo flop contro queste frequenze, se non sarebbe stato super facile giocare questa mano, ma dobbiamo pensare che contro un 4 di 3-bet su questo board, non che asso jack giochi così bene, perché le uniche combo che battiamo cosa sono del suo range? Asso Q ci batte, asso K ci batte, KQ ci batte, ma non credo neanche sia nel suo 3-bet range, potrebbe essere, K jack non dovrebbe averlo, asso asso moriamo, KK moriamo, jack jack moriamo, QQ moriamo, praticamente siamo morti, ammazzati. Potremmo voler chiamare la prima su una size magari non enorme, su questo turn forse con cui potremmo addirittura voler foldare, anche se Oppo ribarella sempre, ma veramente questo è il suo parco giochi e non esattamente il nostro. Mi raccomando, pensiamo ai perché della nostra move, e anche perché Hiro, lo sappiamo, lo sa Hiro, insomma sta forbettando poco, sta avendo delle linee diciamo non proprio particolarmente lose in questi spot, e se vogliamo migliorarle dobbiamo ragionarci un po' su cosa succede in questo spot. Apertura di Ilmo, che è un giocatore che overfolda super sereno, un profilo di giocatore piuttosto easy per questi stake, chiama Fischerino ed è un 65-1. Mi raccomando, profilo del player 65-1, lose passive, basso fold 40-30, basso aggressor 0606. Questo giocatore è una bella calling station, che è pure più 6 euro su 220 mani, complimenti. In questo caso dobbiamo pensare se cosa vogliamo squizzare, proviamo a ragionarci assieme, può essere uno spot interessante. Allora vediamo un attimo che tipi di giocatori abbiamo. Il Monaco, ecco chi è un giocatore che apre il 39, folda il 67 e post flop tende a overfoldare 73-0-50-0, per cui questo è un buono spot per avere un range abbastanza largo nel nostro 3-bet range. Normalmente contro un giocatore così il nostro value non sarà molto, perché è un giocatore che folda parecchio, folda 67, per carità apre in posizione, apre 39,
Andiamo a dare un occhio a cosa vogliono dire queste frequenze. 39 sono circa 500 combo, di cui lui ne folda il 67%. Andiamo a vedere quante combo sta difendendo. 500 per, mannaggia sta tastiera, per 0,67. Mi odio per averla comprata, ma in realtà è fichissima città. Sta foldando 335 combo, per cui ne sta difendendo, ma facciamo 200. Sta forbettando 0,7, quindi diciamo 200 combo sono nella sua linea di difesa. 200 combo è qualcosa del genere, probabilmente qualcosa così, e sta forbettando tipo nulla, per cui possiamo immaginare veramente forbetti queste cose, forse queste cose, non è neanche detto, abbiamo già dato un range un po' grande, ma è inutile overthinkare questo spot, però diamo come idea che possa stare difendendo qualche combo di questo tipo, magari foldando qualcosa di questo tipo, circa questo range, grosso modo circa questo range. Quindi quando noi andiamo a costruire value, vediamo un attimo se Asoku è value contro questo giocatore. Asoku è abbastanza value, potrebbe essere anche fino a Asso 10, forse è molto forzato, infatti Asso 10 è forzato, quindi noi potremmo andare a mettere come idea generale un Asso Jack Suite ed Asoku off, mettiamo, considerando il giocatore che folda 70 e folda tanto post flop, potremmo mettere tipo queste in valore. Forse l'ho improvvisato un po' troppo questo range, ma l'idea comunque su come si può costruire è chiara, non vorrei perderci mezz'ora. Diciamo che abbiamo 72 combo di value contro un giocatore che folda così tanto, vorremmo mettere direi anche un buon numero in bluff. Chiaramente, essendo c'è anche uno spot di call di un giocatore fishy, la mia parte di bluff almeno il doppio, cioè almeno altre 72 combo andrebbero a prendere value contro Higuain, che credo sia, sì infatti è un giocatore di calcio, GG Higuain, e contro il Monaco abbia qualche blockers in più, per cui andrei a scegliere combo di KQ, qualche asso X, direi qualche altro asso di questo tipo, vorrei aumentarlo ancora un po'. La scelta è tra il KJK asso 8 suited, che magari potremmo voler chiamare solo, e dobbiamo ricordarci che Higuain sta tribettando molto poco, per cui attenzione post flop, perché è un giocatore che può flattarci anche mani come KQ, come asso 10, come asso Jack, come qualche coppia senza volerle rilanciare, per cui questo range già mi convince abbastanza. Se proprio voglio aumentarlo leggermente, metterò asso 9 giusto per arrivare al mio 10%, che era quello che volevo fare. 8-8 è un ni, potremmo volerla mettere, ma comunque chiama anche piuttosto bene in questo spot, per cui non cambia moltissimo, ma diciamo anche che questo può essere un range grosso modo di squeeze. Mi raccomando, l'importante è ragionarci su, non è che dobbiamo fare esattamente questo. Se abbiamo un giocatore che post flop overcolla, magari sbilanciamo pure un po' il nostro value. Se abbiamo un giocatore che overfolda, sbilanciamo il nostro bluff. In questo spot non metterei la parte allargata, per cui magari questa parte bottom del range, tipo questa e probabilmente questa, e magari anche qualche combo off. Ecco, non andrei a pescare queste combo gialle principalmente perché Higuain non ha un range di 3-bet ed è deep stack. Se Higuain fosse stato un 60-20-20 per dirne una, allora e middle stack addirittura con un euro, allora sicuramente avrei anche allargato con la parte, probabilmente con la parte gialla, qualche asso in più e qualche combo di blockers contro il Monaco. Quindi in questo spot andrei decisamente a squizzare la mano, perché decisamente asso Q entra proprio a forza, cioè entra proprio bene, sia col value contro il Monaco, sia per la fold equity post, sia col value contro Higuain che non 3-betta quasi mai. Invece qua andiamo a chiamare, poi su questo flop la pottata di una station qui è un 65106, vuol dire che ha qualcosa, quindi nel suo range c'è KQ, c'è QJack probabilmente come bottom range, potrebbe esserci vabbè pochissime combo di KK e asso che non ha tribettato pre, ma insomma non andiamo a inventarci cose. Questo giocatore può avere nel range Q3 suited, Q7 suited, non dovrebbe avere 3-7 suited, scusate se bevo un goccio ma sto morendo. Un goccio d'acqua è mattina, non pensate che noi veneti alla mattina ci facciamo la grappetta, alcuni lo fanno. Comunque pensiamo a range del nostro oppo, che donka che porta qua. Su questo turn va all-in, diventa quasi difficile chiamarlo, però probabilmente siamo ancora avanti a KQ, a QJack, siamo ancora avanti a qualche strano combo di Jack-Jack 10-10. Non credo sia un reato, ma contro un profilo di giocatore così, il fold non è neanche così terribile contro un giocatore che ha un 65-106 in modalità con l'in-station. Poi non dico foldiamo, ma la vera cosa che volevo dire è che abbiamo tenuto un piatto piuttosto piccolo, quando in realtà per flop eravamo 3 km avanti a tutti e due i giocatori. Comunque ok, qua andiamo a collare il nostro oppo. Comunque per magia gira Q3, non so se avrebbe foldato davanti a uno squeeze, ma un conto è broccare su un piatto squizzato, quindi diciamo che pre flop usciamo 6-6, usciamo a 30, con la oppo il pot è 60, e quindi il nostro oppo resta tipo con 1,20€ giù di là, diventa un po' più facile poi broccare, e se veramente ci gira Q3 sfigaccia insomma. Ma se partiamo da un piatto particolarmente piccolo, poi in realtà facciamo un po' il gioco del nostro oppo, comunque sì,
complimenti al nostro Oppo che ci chiama con Q3, però è standard per lui e non è proprio standard per noi non squizzare asso Q in quello spot. Apriamo 4 per in questo tavolo, ci sta con la, di nuovo un giocatore del profilo estremamente passivo, è Giuse di Fra, quindi diciamo che è Giuseppe Edo Francesco 3, che probabilmente è anche la loro compagnia telefonica, quindi è un etrino questo giocatore, attenzione ai miracoli che ci può cacciare. Comunque apriamo certo con la, su questo board noi mettiamo Oppo Check Pusha. Ora normalmente io difenderei e probabilmente anche guardando questa mano difenderei, comunque dobbiamo pensare che non abbiamo picche in mano, quindi Oppo può averne qualcuna in più, non abbiamo l'asso di picche, non abbiamo comunque una mano molto forte su questo board perché noi veniamo under the gun, per cui su questo board tipo questo è il nostro top range, perché forse abbiamo 8-8, che cioè sicuramente abbiamo 8-8, non so neanche se abbiamo 2-2 o 4-4 in questo tavolo, quindi tecnicamente la mano si fa fatica a foldare, ma infatti posso, penso che possa anche starsi per questo stake bloccare con overpair su questi tipi di board. Restano comunque delle mani che battiamo e anche contro un giocatore passivo. In questo caso però la cosa che interessava a me era ragionare un attimo sulle frequenze di Juice. È un 75-3, per cui giocatore all'uso è passivo, basso fold al flop, mi raccomando la lettura, 35 di fold al flop, 1,5 di aggressor factor, per cui un giocatore che ha il basso fold, dall'alta passività, un giocatore estremamente all'uso è passivo. Può avere 8-4 su questo flop? Sì. Può avere 4-2? Sì. Può avere 8-2? Sì, qualche combo, qualche suited. Può avere anche delle mani non tribettate pre, può avere jack-jack, 10-10, 9-9, 7-7, non so se l'avrebbe giocato così. Può avere delle combo fortissime non tribettate pre, forse asso K suited, forse asso jack suited, KQ e asso Q che stiamo bloccherando. Non credo che la move sia comunque vi meno, anche se questo giocatore ha un range mediamente forte, per cui diciamo overpair, asso 8 non so se l'avrebbe giocato così, ma forse sì, qualche draw di picche, qualcosa, non credo sia un reato, però mi raccomando, questa mano l'ho segnata principalmente per la read su questo giocatore. Bloccare può avere senso in termini di MDF, il nostro Oppo investe 2 euro effettivi su un pot di 8, 16, 32, quindi calcoliamo quanto dobbiamo difendere, sappiamo che su questo board abbiamo pochissima roba, quindi partiamo da 4-4, 8-8 e poi vengono le nostre overpair per cui difficile foldare in questo spot, ma contro un giocatore così ci si può pensare. Non mi importa molto ragionare se è veramente un fold o un call stando all'MDF, scusate, mi interessa solo ragionare sul giocatore e se brocchiamo, stiamo crying broccando, quindi non è proprio un easy call. Comunque Oppo gira 4-2, sicuramente la nota possiamo metterla, ID, check ID, flop, doppia coppia su questo board, ce l'aspettiamo, ok sì ce l'aspettiamo, ma ragioniamo sul nostro avversario. Non dico sia necessariamente un errore broccare, spero di non broccare io con la tosse perché sennò impazzirò. Allora qua decidiamo di chiamare solo, può avere anche senso, Oppo apre il 10%, siamo, per carità, siamo offsuit, però siamo contro fish, siamo fuori posizione, però siamo contro fish, se sappiamo giocare bene pass flop, allora la mano si può giocare anche con l'anno, scusate, questa tosse mi ucciderà, ma d'altronde sono un fumatore novantenne che non fuma e non ha 90 anni, quindi direi che è ottimo. Comunque cerchiamo Oppo betta, qua raisiamo e Oppo Vaulin. Ecco, in realtà non c'è troppo motivo di cresare questa mano, non ne vedo un serio motivo. Che mani battiamo da range di Oppo? Oppo apre il 10%, da tutte le posizioni, quindi il suo range possiamo immaginare qualcosa del genere. Andiamo a vedere un attimo Equilab, 10% potrebbe essere qualcosa così. Ovviamente avrà spesso carte alte, può avere mani di questo tipo, immagino queste, forse l'abbiamo già reso troppo grande, scusate questa tosse terribile, più o meno qualcosa del genere, grosso modo può essere questo, quindi può andare su questo board. Le mani che noi battiamo, andiamo a togliere le mani che battono noi, ma mettiamo solo le mani che noi battiamo. Noi battiamo K Jack, sì, K Jack K10, sì, forse asso 9 se decide di giocarla, è possibile. E battiamo donna donna che bloccheriamo, jack jack 10-10, non sono molte, ecco, se vogliamo pensarci, è che sta giocando uguale, intendo. Poi magari questo giocatore potrebbe anche bettare, e togliamo un attimo queste sono le mani di value che battiamo, le mani che lui invece sta bettando e noi battiamo, ma quando risiamo andrà a foldare. Asso Q la stiamo battendo, asso jack, asso 10, asso Q, Q jack sono le mani che potrebbe bettare, Q 10 potrebbe ancora starsi, jack 10 ancora può starsi, queste mani, vabbè, KQ stiamo smezzando e non le folderà, le altre mani battono noi, 9-9, 8-8, vabbè, 7-7 non ci interessa particolarmente, togliamola, per cui in realtà raisare qua non è super interessante, perché queste mani, a parte KQ contro cui smezziamo,
queste mani non è che dobbiamo estrarre infinita protection, abbiamo veramente solo Jack 10 che ha equity, Q-Jack vari sono incastri che comunque bloccheriamo, quindi il motivo di un check raise qua non mi è super chiaro. Poi davanti a questo all-in, pensando al range del nostro avversario, del suo range cosa mai ci starà pushando, se questo è il suo range di partenza, probabilmente asso asso, vabbè improbabilissimo KK 9988, asso K non vedo perché no, KQ contro cui smezziamo, donna donna la bloccheriamo, forse Jack magari non è impossibile 10-10 queste, ma contro queste mani non è che la nostra mano giochi benissimo, sono piatte di 50 cent dove Oppo ne investe 2 euro, per cui qua avrei cioccolato flop su un turn che non migliorava troppo il suo range, magari ma con una donna in realtà era un buon turn, ovviamente il K sicuramente ci dava gioie, un asso ci metteva abbastanza in difficoltà perché comunque anche su questo Jack sarebbero state brutte mani, un 7 non era un granché perché venivamo battuti da Jack 10, ma qualsiasi carta più bassa poteva andare bene viste queste frequenze. Non c'è a mio avviso bisogno di check raisare un giocatore del genere, poi vabbè Oppo giro 8-8 per non farci mancare nulla del suo top range, ma diciamo che è una giocata in linea con un 70-10 che apre per poi pusharsi sul flop, non c'era troppo motivo di check raisare un giocatore con queste frequenze, con questa mano, anche perché partivamo da fuori posizione e la mano non era decisamente facile da giocare. Allora qua andiamo a isolare Ticker, giocatore dalla sua passività imperiale Mastro Ticker, ormai insomma lo abbiamo imparato a conoscere, chiama qualcuno tipo tutti su questo tavolo, non ci stupiamo, qui succedono cose strane e folda Ticker, mini down bet di un 75-3 che docca al 30%, siamo parecchio avanti al suo range, qua infatti risiamo perfetto, flatta un 73-10, basso fold, basso aggressor factor, mi raccomando 73-10, basso fold, basso aggressor factor, alto fold al turn, ma su tipo una mano, quando andiamo a vedere le sue cibette, fold cibette turn 1, quindi mi raccomando bro non mi overthinkare le stats, è un giocatore che semplicemente è loose e passivo, folda molto poco, questo 50 di river bet andrebbe indagato, dovremmo avere nota su 100 mani per sapere cosa fa il river, quanto betta, come mai e perché, chiaro che su ticker su 7000 mani 17 di river bet sappiamo che ha solo value, un giocatore che invece a 50 di river bet su queste frequenze dobbiamo capirci un po' perché tecnicamente folda tantissimo al flop, quindi questo river bet potrebbe essere anche valore, comunque ok folda l'altro, su questo turn siamo ancora parecchio avanti al range di questo giocatore, andiamo a bettare e qua Oppo colla ancora, per cui dobbiamo fare un po' attenzione a che mani può avere, se ci ha anche chiamato sul turn, il 7 migliora vagamente il suo range, può avere 8-9, può avere 8-7, può avere 8-5, vabbè che ci avrebbe fatto scala, probabilmente avrebbe minirizzato sul turn, può avere ancora dei quadri, può avere 8-9 che ci avrebbe fatto scala, 5-8 ci avrebbe fatto scala, qualche jack peggiore, jack 10, jack 8 sicuramente, anche jack 9 e 10-9, 10-8, ok non so parlare, e va bene comunque tutto quello che abbiamo fatto, questo river ancora migliora un po' su range, qui bettare strong per committarci proprio non mi convince, perché in realtà questo giocatore sembra molto passivo, quando ci resa qui onestamente credo ci giri doppia coppia, ci giri scala, ci gira qualche incastro, non molti incastri, col 5 e col 9 ci ha fatto scala così on face e ha sicuramente dei 5 e dei 9 nel range di call, se mai abbiamo nota su questa river bet possiamo volerci accollare, se sappiamo che Oppo qua ci può chiamare anche con dei 6x, degli 8x e del 9 dei 7x, 8x che hanno i range, allora mettiamo small per farci chiamare da queste mani, ma dobbiamo saper foldare, essere esatti. Qua impostare una linea con size anche abbastanza alte, perché siamo partiti raisando flop, bettando turn e puntando parecchio river per chiamare, fra l'altro alta river bet, bassa river con l'efficiency, non c'è molto motivo qua di chiamare in questa mano, potevamo ragionarci diversamente, giocare la linea diversa, poi comunque Oppo Jack 9 magia, però al flop a 3 quinti più 3 quinti, 3 quinti scala 3 quinti colore, 3 quinti più 3 quinti fa 6 quinti ragazzi, è più di uno, sul turn addirittura a 4 quinti più incastro più overcard, è il super nuts dal suo punto di vista, non, ovviamente non si può mai foldare, e ma su questo river temo che qui la nostra mano sia stata un po' overplayata, nel senso che noi abbiamo la coppia di 10 che è un buon punto così in linea assoluta, ma se pensiamo a rendere il nostro avversario su questa texture di board, però su questa board texture, ok, dobbiamo probabilmente o checkollare se abbiamo nota sulle sue frequenze, oppure check foldare se abbiamo nota sulle sue size, oppure small bettare probabilmente per foldare, ma bettare strong per chiamare all-in non mi convince, cioè nel senso è come non aver avuto lettura su questo giocatore che è estremamente passivo. Mi raccomando, su questa river bet basso fold, giocatore molto passivo, questa river bet probabilmente ha solo valore su 100 mani, ma dobbiamo prendere qualche nota sulle size
per avere questa info. Questa è una mano un po' particolare. Limpa, giocatore molto passivo. I Torfold 55-51-5, profilo passivo. Uno di aggressor 70 di fold, quindi giocatore profilo molto passivo. Troppo forte 54 da big blind. Comunque, ok, qua rilanciamoci. Limp call a questo giocatore. Questo non è un gran board, onestamente, da cibettare. Poi, per carità, il nostro oppo è comunque un giocatore che overfolda, è super passivo. Quindi, credo che qua possa chiamarci degli incastri come Jack X, 10X e mani di questo tipo, e dovrebbe resarci solo mani estremamente vere, per cui la donna veramente 10 jack, veramente 8-9, veramente mani piuttosto forti. E potremmo anche definirci invalue, ma non so quanto questa mano giochi bene fuori posizione. Comunque va bene, comunque qua andiamo a bettare oppo colla. Quando oppo colla probabilmente ha qualcosa, no? Un giocatore che è un 51-5, quindi giocatore loser passive, tende a foldare ed è abbastanza passivo in generale. Qui invece andiamo a cercare su questo river, andiamo a bettare, quando in realtà probabilmente abbiamo ancora la mano migliore, se ovviamente river non ha migliorato su range, cosa possibile perché ha degli 8x, dei 9x. La donna x secondo me l'avrebbe bettata turn, ma bettare qua due terzi non serve a un granché, cioè veniamo chiamati da meno di così. Se il nostro oppo cosa può chiamarci da dietro, pensiamoci un attimo. Se ha un asso stiamo smezzando, perché donna donna 8-8 sono in gioco. Se l'oppo asso alta possibile ci chiama e smezziamo. Se ha un K high che bloccheriamo non credo chiamerà. Se ha una coppia di 9 perdiamo, una coppia di 8 perdiamo, una coppia di jack, cioè un jack o un 8 stiamo perdendo. Non c'è troppo motivo per bettare questa mano al river, cioè abbiamo diciamo una mano avanti al, cioè con un valore di showdown sul range del nostro avversario. Vinciamo contro i Jack X, contro i 9X, che comunque oppo ci, no, Jack X e 10X che oppo folderà river. Smezziamo contro gli assi, oppo chiamerà. Praticamente quando bettiamo veniamo, giochiamo solo contro mani più forti delle nostre. È un giocatore che vedo anche una relativamente alta river bet accompagnata a un alto fold. Serve una nota, non possiamo dire che questo 45 voglia dire bluff, cioè se prendiamo troppo forte, che su 2400 mani a 20 di river bet e un alto fold, possiamo immaginare che quel river bet sia sostanzialmente solo value. E se proprio dovesse bluffare, immagino avremo una nota su 2500 mani. Ecco, contro Tospe invece questa lettura, la lettura generale di un giocatore molto passivo. Comunque noi bettiamo oppo resa, qua dobbiamo veramente assolutamente foldare, invece andiamo a difendere. Oppo gira la mia mano feticcio, ben giocata Tospe, gioca la mia mano feticcio così come si fa. Ma il nostro oppo, se ci pensiamo, non è che l'ha fatta così brutta, cioè l'ha incollato pre e vabbè, bella forza, lo fa sempre. Ha chiamato al flop, ha cercato il turn, ha migliorato il river, ha bettato, magari avrà pensato il mio oppo non avrà la donna, ma non è quello che ha fatto. Lui ha guardato le sue carte, aveva full e ha resato. Non vedo il perché di un call in questo caso, ma soprattutto non vedo il perché di una bet su quel river. Ragioniamoci un po', mi raccomando bro, ragioniamoci un po'. Limpa mezzo mondo, rilanciamo piuttosto lungo e c'è il grandissimo Bubulu che dovrò decisamente ricorreggere visto che linea sta tenendo. Bubulu mio caro, non ti preoccupare, arriverò da te. Va bene, comunque è limp call di 1.854, basso fold, basso aggressor factor, profilo di un giocatore con l'instation. Qua veramente non c'è motivo di pensare diversamente, mi raccomando bro. Poche mani, profilo del player 85.5, cosa vuol dire? Chiama tipo l'80% delle sue mani, non rilancia mai, ha solo forte quando rilancia. Basso fold in tutte le street, basso aggression in tutte le street, è una calling station, non c'è altro da dire. Esce questo flop che hit abbastanza bene il nostro range, perché noi abbiamo diversi KX, abbiamo comunque combo abbastanza alte. È contro un giocatore che ha un 85.4, in realtà potremmo anche voler andare in value, è talmente passivo che si può voler fare. Oppo colla, questo turn ancora migliora il nostro range, cioè non migliora necessariamente il range del nostro avversario, in più possiamo ancora estrarre value da qualche draw. Come no, qualche picca, qualche QX, qualche Jack X, qualche incastro, qualche asso alta peggiore delle nostre, quindi qualche asso a picche che non avrebbe rilanciato, diverse carte basse, 8-7, 8-6, diverse picche basse, Jack 8, Jack 7, un sacco di mani che stiamo battendo. Va bene, vogliamo voler bettare. River migliora più il suo del nostro, perché l'8 noi non ce l'abbiamo tipo mai, e chiude un paio di scalette, scale folli, 8X può averle in mano, 9X può averle in mano, 10X può averle in mano, l'unico è un KX che probabilmente avrebbe resato tanto. E qua noi di nuovo scegliamo una linea di bet strong senza un motivo apparente, perché in realtà oppo è talmente passivo che questa bettata river non ce la chiama mai. Cioè se oppo ha veramente asso 3 picche per dirne una, ci chiamerà 8400? E quante combo ha di asso x suited? E quante combo ha invece di carte basse suited che comunque andrebbe a foldare? Se proprio pensiamo di voler estrarre value dalle poche combo che il nostro oppo può avere in mano, è eccessivo, ma possiamo bettare small tipo 20 cent e già stiamo un po' facendo
i pazzerelli. È chiaro che ho una calling station, ma Bettari è un asso alta qui, almeno non è un doppio pered, per cui almeno stiamo giocando anche kicker se Oppo chiama con l'asso. Ma perché Bettari strong? Poi Oppo resa, noi dobbiamo foldare e qua non ci sono dubbi a riguardo, ci mancherebbe solo che volessimo chiamare. Ma mi raccomando bro, il perché di questa river bet, se vogliamo bettare, e contro questo giocatore non saprei neanche dire cosa dovremmo bettare onestamente, però perché contro questo giocatore la nostra linea di value sarà, cioè di bet sarà sbilanciata in valore, per cui avremo dei 10x, avremo dei 9x, abbiamo dei K, abbiamo qualche coppia in mano, abbiamo diciamo un value del tipo asso, jack, picche per capirci, quindi mani diciamo dei draw molto forti, che però a river giocano bene check check, perché tanto il nostro oppo non bluffa mai, e se siamo buoni siamo buoni, cioè inutile che andiamo a inventarci molto. Possiamo avere qualche mano di bassa equity, per, cioè bassa equity, diciamo bassa equity, sì, di basso valore di showdown river, per cui qualche, beh, jack ha fatto scala, jack 8 alla coppia, jack 7, non credo avremmo isolato un giocatore così passivo. Non è che abbiamo molte mani al river che non sono delle mani forti, nel senso che i nostri draw sono più o meno chiusi, qualche draw ha preso la coppia di 8, quindi la ceccheremo. Non lo so, non riesco a pensare a un range con cui dovremmo bettare river, ma sicuramente non con un asso Q contro un giocatore del genere. O bettiamo smallish e vogliamo andare a fare i figoni che estraggono un minimo di value anche in questo spot eccessivo. Poi zio ragazzi, cioè è lo zio, non bisognerebbe esagerare, però contro un giocatore passivo bet col per foldare è veramente una cosa che non mi piace un granché. Detto questo, abbiamo fatto meno 12 in queste mani dubbie, ma non tutte erano giocate male, insomma l'importante è ragionarci in termini generali. Abbiamo fatto meno 12, meno 10 qua, però devo dire che ci siamo presi anche un paio di cooler, cioè, comunque, ma la cosa che mi importa più che altro non è tanto battiamo il livello, non battiamo il livello, in questo momento è un nì, dovremmo cercare di pensare al nostro gioco, perché abbiamo bettato quelle mani, perché abbiamo impostato quel tipo di gioco, il significato delle statistiche dei nostri avversari. So che insomma il nostro hero sta un po' smacchinando con l'ad, ancora non ha trovato un ad che lo convince, nel dubbio ha messo la 5 bet come statistica, come se fosse una cosa che a noi interessa. Bro, in questo momento dovresti cercare una linea di ad minimale, giocate, lanciate, tribettate, fold alla tribet, può andare aggressor factor flop, turn, river bet, può andare bet versus missed, può avere senso, ni donk bet, può avere senso, ni la cbet flop turn, magari sì, fold alla cbet flop turn può andare bene, ma questa è l'anima diciamo del nostro ad. Credo che andare a prendere stats di 4bet, 5bet, forse i range posizionali giusto per averli lì, ma dobbiamo cercare di avere poche stats, avere una buona lettura, concentrarci sul nostro gioco, poi riadattarlo sul gioco dei nostri avversari, non sentirsi ancora pronti per il 5, andare ad aggiungere stats, toccare l'ad, fare un sacco di cose che non c'entrano nulla, che in realtà quello che dovremmo fare è analisi, lettura, rivedere le nostre mani, pensare a un perché. Quindi come nel caso adesso so che questa è una read piuttosto lunga, ma la faccio per il buon bro, per il buon guerriero e che conosco, sono anche andato a trovarlo in bicicletta, il ragazzo mi fa Andre, vienimi a trovare, sto dietro casa tua, 20 km di bici dopo stavo impazzendo, però alla fine l'ho raggiunto e mi fa tranquillo, quei cani enormi sono super gioiosi, felici, non ti mangeranno, e questa è l'unica cosa che era vera, nel senso che non mi hanno mangiato, ma mi hanno, vabbè, comunque storia di vita reale, too real too fast, che non importa, però bro mi raccomando, pensaci bene, ragiona su quello che fai, sul perché lo fai. I range pre flop, ok, stanno migliorando, possiamo fare meglio. L'impostazione post flop, diciamo che non mi ha super convinto in queste mani. Alcune di queste mani avevano qualche concetto avanzato, però li abbiamo visti assieme. E ogni volta che ce ne sarà bisogno, sarà per me un piacere andare a ragionarci assieme. Detto questo, comunque, direi che questa read è durata forse anche troppo. Ma per il buon guerriero, qualsiasi cosa per cercare di aiutarlo, se ogni cosa che si può, fratello, andiamo. L'importante è che un giorno mi porterai davvero in quel prosciuttificio, se no allora veramente piangerò tantissimo. Comunque, detto questa ultima stupidaggine, direi che io vi saluto. Per il video di oggi è tutto. Un saluto alla prossima da Lord Kane. Ciao ciao!